L'informazione in 60 secondi, incidente stradale ad Ischia questa mattina intorno alle 11 in via Michele Mazzella, pochi metri più avanti della rotatoria verso i pilastri, un furgone si è scontrato con un bus di linea che sopraggiungeva da Barano. Il 27enne che era alla guida del furgone è stato soccorso e trasferito a Rizzoli, con lui anche tre dei passeggeri che erano a bordo del bus che hanno riportato delle contusioni. Casamicciola, tensione a Piazza Maio dove si è deciso di abbattere la casetta sorta come ricovero e punto d'incontro dei cittadini all'indomani del terremoto. Terremotati che protestano e chiedono che al posto della baracca venga realizzato un adeguato spazio al coperto dove potersi incontrare ed hanno predisposto una petizione da inviare al Presidente della Repubblica. Inaugurato questa mattina ad Ischia il nuovo edificio che ospiterà l'istituto scolastico Rodari, abbattuto e riedificato in 28 mesi. Presenta l'evento l'assessore regionale Lucia Fortini. Vittime di Saviano, il presidente del comitato regionale campano Carmine Zigarelli ha disposto un minuto di raccoglimento prima delle gare di tutte le competizioni sportive in programma nel prossimo fine settimana. È tutto, ci vediamo alla prossima.